rimasto sospeso, le banche. Renzi dice, ah sì, mi attaccate sulla Banca Etruria, io mi candiderò proprio ad Arezzo e vedrete il consenso con auguri. Finora chi del giro Renzi si avvicina all'Aretino rischia grosso, no? Un po' come la Fornero quando incontra un esodato. Però se si candida ad Arezzo è sicuramente coraggioso. Ho anche sentito che si candida al Senato, cioè una Camera che voleva rendere non più elettiva. Però lui dice simbolicamente proprio per quello. Il caso Etruria è imbarazzante. Noi il 20 giugno, sono passati ormai 3 mesi, abbiamo mandato delle domande alla ministra Bosca, alla sottosegretaria Boschi, perché ci chiarisse finalmente quei 2 o 3 punti che non erano chiari, cioè quegli interventi reiterati su 7-8 banche decotte per salvare proprio quella che era amministrata da suo padre. Stiamo ancora attendendo 84 giorni dopo delle risposte. Io spero che prima o poi capiti in qualche talk show e che qualcuno glielo chieda che cosa ha fatto, senti, che se l'ha fatto. Perché quando giornale... De Bortoli ha scritto quelle cose nel suo libro, lei ha detto lo querelo, i 90 giorni sono passati e la querela non è arrivata.